Che bella giornata di sole, ciao topoline, ciao, buon pomeriggio, siamo qua con la strega, col caffeino. Allora, Tope, aspettate, guardiamo se riesco a sistemare un pochino meglio questa macchinetta. Mi viene il muso giallo, spero di no, insomma, ecco, perché vi spiego. Allora, la mia sorella mi ha preso la macchinetta della Fuji, quella grossa, perché doveva fare delle, come si dice, delle fotografie alla figliola della mia cugina, insomma, che è passata a cresima ieri. E quindi niente, resta lì a lei la macchinetta. E io sono con la Samsung, sono con la piccolina. Volevo fare, allora, ho visto su internet, su YouTube, un video tag molto carino, che sono un video tag di 50 domande. E allora nulla ho detto, dico, sai che? Dico, lo voglio fare anch'io, così almeno si passa un po' di tempo insieme, non necessariamente ci si trucca, però dico, vabbè, oggi c'ho un attimino libero e devo portare Chicca, mi ha chiesto se l'accompagnavo dal dottore. E quindi dico, vabbè, c'ho un pochino di tempo libero oggi, così almeno sto con le mitofe, si parla un pochino, si sciava un pochino, è tanto che dico di fare questo video un po' chiacchiericcio, però o per una cosa o per un'altra non c'ho mai tempo. E così oggi ho detto, dico, sai che? Dico, intanto che aspetto Chicca che si insomma che torni dal lavoro, dico, si fa questo video tag insieme. Speriamo mi entri tutto, dico, perché ho 2 giga soli in questa di macchinetta, nell'altra ce n'ho 8 e quindi registro sempre video con quell'altra. Però va bene, dai, speriamo, ecco, che venga bene lo stesso, senza dover farlo 2 volte. Iniziamo subito, vai, perché se no mi perdo troppo con le domande. Io sono sempre chiacchierona, sciabattona, com'è che si dice? Tu sciavi troppo. È arrivata la primavera, finalmente, gioia, finalmente, perché non se ne poteva più con quella pioggia, con quell'inverno, non se ne poteva proprio più. Meno male che lei è arrivata. I miei occhi lo risentono perché mi stanno lacrimando. Infatti, guardate come sono messa, devo ditemi voi se vabbè, però che volete fare? È così, purtroppo. Allora, iniziamo con la prima domanda. Parlo un pochino piano perché. Ma sai che fo? Ma se la chiudo la finestra? Ecco qua, ho chiuso la finestra, così almeno si chiacchiera un tranquillità, posso parlare anche un pochino più forte, non mi rompe i coglioni nessuno. Se no, queste donnine sono tutte lì a ascoltare e mi mette un po' in imbarazzo, ecco. Invece sono ciabatte nostre, so le nostre cose, so. E che gliene importa a loro di quello che si fa? Allora, ragazze, iniziamo subito. Questo qui è un video tag di 50 domande, Madonna, quante sono. L'avevo già rifatto, però mi era venuto scuro, capito? E allora nulla, devo, che fa? Pubblico una cosa scura così, non si vede nemmeno di che si fa, sente solo la mia voce, devo via, sembra di essere alla radio. E nulla, allora ho deciso che lo rifaccio, così almeno oggi sembra ci sia un pochino più di sole, vediamo un po', insomma, ecco, e venga bene. Se no lo faccio qua su in camera, però c'è l'Alla a letto, quindi poi mi tocca portare sul computer una cosa o un'altra, perché 50 domande le sono tante, come si dice, per rispondere a tutte, a riscrivermele tutte, sono un po' tante. Allora, finisco di bere il caffeino e poi si inizia a ciabare con queste domandine, ragazze. Buono, e lei il caffè? Sigarettina, ora ha visto, ho preso il via io a fumare, tutti fumano, e la Cindy fuma, e quella fuma. Dico, Madonna, dico, ho trasmesso sto brutto vizio a un sacco di persone che prima non fumavano nei video, ora fumano tutte. Dico, sa perché? Dico, ma forse perché hanno guardato i miei video, ma mi sembra un po' strana sta cosa. Comunque, vabbè, via ragazze. Mi sono messo il vestitino dell'Asus, avete visto? Tanto oggi si sta bene, e quindi poi un bel colorino azzurro. Ma nemmeno, forse anche violetta. Boh, com'è lei sto colore? Dai, 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 strega, su, forza, rispondi a queste domande, sono 50, porca donnina. Iniziamo subito, vai. Prima domanda, pensi di essere bella?
La Peppa, penso di essere bella. In ogni donna c'è un pizzico di vanità, io penso. E quindi, bella, bella non sono. Diciamo, ecco, con un po' di trucco riesco a essere passabile. Diciamo così, dai, perché bella, sì, bella può essere la Monica Bellucci, è bella anche senza trucco. L'Anna Falchi è bella anche senza trucco. La Sabrina Ferilli, ecco, ma. Ecco, mica io, mica la strega. Allora, seconda domanda, pensi di essere simpatica? Ma dipende dalle persone, alcune resto molto sfoglioni. A molti resto molto sfoglioni, specie a quel deficiente che mi viene a rompere la cassetta postale la notte quando dormo o a strappare le etichette. Quando, cioè, che ci metti il nome e il cognome, visto perché come si fa, ragazzi? Bisogna per forza metterlo, se no il postino indolamente la posta. Ah, a proposito di nomi, volevo salutare una ragazza che poverina, si è fatta male una gamba, è stata operata, è in ospedale e gli faccio compagnia io come video. Guarda i miei video, mi fa tanto piacere. Si chiama La Notte 6610. Piccinina, sei operata, ti mando un bacione, Stella. Io non so come ti chiami, c'ho solo i tuoi nickname, quindi nulla, dico, mi fa piacere, ecco, me le sono segnato, dico almeno, dico la saluto, buona Stella. Tanti auguroni, spero che guarisci presto, davvero, torna più forte di prima, Stella. Ecco, un bacione per te. Allora, pensi di essere simpatica? Vabbè, le simpatie e le antipatie vanno in base alle persone, ecco, non si può dire io sono simpatica perché faccio così, così e cosà. Io non mi reputo una persona tanto simpatica, però si vede che se qualcuno mi segue e cioè che ride alle mie battute, gli tengo compagnia, ok, allora può darsi che per questa persona sono simpatica, per altri invece magari sono un po' antipaticuccia. Questa collanina me l'ha regalata Icca, guardate quanto è bellina, mi piaceva tanto, ve la volevo far vedere. C'è uno scheletrino, vedete? A me piacciono molto i teschi, c'è un teschiettino, mi piacciono da morire i teschi, lo sapete insomma poi. Allora, terza domanda. Pensi di essere intelligente? No, intelligente non sono. Io ho il cervello come una pallina da ping pong, cioè piccolino così. Non sono intelligente. Cioè, non riesco nemmeno a capire le battute. Bisogna che me le spiegano e non riesco a trovare il senso ironico delle cose. Ma chi lo sa come mai? Forse perché non sono intelligente, ecco, e non riesco a capirle le cose. Oh, i tofi, ora si va sui piccanti. Madonna, oi, mi carpa. Allora, quarta domanda. Pensi di saperci fare con l'altro sesso? Oi, oi. Senti, io penso che dentro ogni donna, l'ho detto anche prima, c'è un pizzico di strega, di malvagità, di birbonaggine. Cioè, è normale che le donne ci sappiano fare con l'altro sesso, anche perché le donne ragionano con il cervello, capito? Mentre gli uomini ragionano con il pisello. Ora, scusate se c'è qualche maschietto che mi segue, però è così, insomma, ragazze, via, è risaputo che gli uomini, cioè, sono bischeri, basta, tira più un pelo che un carro di bovi, si dice qui da noi, insomma, ecco. E quindi, sì, penso io di saperci fare con l'altro sesso, come penso che ci sappiano fare tutte le donne, perché le donne sono streghe, sono birboni, Allora, qual è il tuo segno zodiacale? Allora, la quinta domanda, qual è il mio segno zodiacale? È il cancro. E sono, cioè io mi ci rispecchio proprio nel mio segno zodiacale, sono lunatica, sono dolce, sensibile, sono cattiva, se mi acciaccano i piedi, se mi pestano i piedi io divento una strega, cioè mi chiamano strega per questo, insomma sì, il mio segno zodiacale è il cancro. Sesta domanda, sole o pioggia? Ah, sole, 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 sole. Io adoro il sole, adoro l'estate, adoro la primavera, adoro la bella stagione. La pioggia è molto triste, malinconica, mi rende, ecco, molto malinconica. È romantica, per l'amor di Dio, anche la pioggia ha il suo fascino.
mattino, però io preferisco il sole, ecco. La stagione preferita, settima domanda. La mia stagione preferita l'ho già detto nel video in un altro video tag, insomma, che c'erano delle cose per sapere, insomma, per conoscerci meglio, ecco. La mia stagione preferita è la primavera e è l'estate, cioè. Quando c'è il sole, insomma, la mia stagione preferita è la primavera perché la natura torna a fiorire, torna a brillare tutto, tutti i colori brillano, ecco, in primavera. Quindi ecco, la mia stagione preferita è la primavera. Ottava domanda, cioccolato bianco e nero? È nero, nero e fondente, lo adoro, io adoro il cioccolato fondente, però non lo posso mangiare, mannaggia. Oh, ho fatto una gaffe con la mia dietista, dietologa, insomma, come si dice. Nulla, ci avevo appuntamento il 12 di aprile e io ho visto nel fogliolino ore 15:30. Bischera, sono andata a pensare che era il 15. Stamani ho guardato meglio il fogliolino, dico, Madonna, era il 12 e ora. L'ho chiamata tutta disperata, Stefano, ho sbagliato l'appuntamento. Dice, vai lì, non ti preoccupare, dice, me l'avevo immaginato. Ora mi ha ridato appuntamento per venerdì, vediamo un po' che ho combinato con questa dieta, perché ultimamente mi sono lasciata prendere dall'ova di Pasqua, da tutte queste ghiottonerie, mannaggia, a me essere golosa. Allora, cioccolato bianco o nero se detto nero. Poi, è 9, è più facile ridere o piangere? Per me, personalmente, è più facile piangere perché sono una piangiona, io piango sempre, ragazze. Piango quando sono felice, piango dalla gioia, quando sono disperata faccio certi pianti proprio allucinanti, ecco, sono proprio piangiona io. È una cosa indecente, ecco, da quanto sono piangiona. Allora, recita la frase più di un film. Qui ci siamo. È quella che mi ripeto io tutte le volte, e poi tutte le volte rimango così male perché dico, vabbè, dico, sarà un altro giorno. Allora, la frase di un film che posso recitare è la frase di Rossella Wara in Via col vento, domani è un altro giorno. E quindi mi dà tanto coraggio questa frase qua, domani è un altro giorno. E quindi nella buona e nella cattiva sorte, domani è un altro giorno e speriamo che sia un giorno migliore, ecco. Oppure quella del corvo che è famosissima, che io mi ripeto sempre, 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 non può piovere per sempre, ecco. E così è, mi dico, dai Beto, non fare così, non può piovere per sempre, anche se poi dopo, a forza di cose, si rimane così male perché dici, Madonna, non può piovere per sempre, eppure piove. È così, insomma, via ragazze, va bene, dai. E undicesima domanda, film preferito? Il mio film preferito lo sapete, Il Corvo, ecco, la storia d'amore più bella che ci sia. È bellissimo, via ragazze. C'è anche un altro film che è bello, molto bello, che mi piace tantissimo, è un film vecchiotto, si chiama Qualcuno da amare con Christian Slater, bello anche quello, strappalacrime, per l'amor di Dio, perché se non so strappalacrime io, a parte io ho pianto anche un balto con il cartone animato, quindi immaginatevi voi come sono messa bene, tove. Sono proprio di fuori, ecco, sono messa una piangione, via, ve l'ho detto, tove. Allora, libro preferito, qui si ritorna sempre lì, io non leggo, quindi non ce l'ho il libro preferito, da dire questo libro mi ha colpito e quindi è uno dei miei preferiti, non ce l'ho, ecco, un libro preferito. Allora, 13, cantante preferito, qui ce n'è diversi, allora, per quanto riguarda il cantante italiano preferito, penso sia Jovanotti, è bellissimo, le sue canzoni, cioè non bellissimo lui, poverino, è un po' bruttino, si sa, Jovanotti, però è bravo, fa certe canzoni che sembrano poesie, e poi è così, ecco. Il cantante preferito italiano è Jovanotti, quindi, mentre quello straniero è Vince. Mi sa che finiva la scheda, non so che è successo, si è spenta a un certo punto. Comunque, il cantante preferito straniero è Villevalo degli IM. Non so che le è successo, boh, forse
Forse perché tanto l'era accesa, si è ripresa. Spero che venga, insomma, ecco. Poi, 14ª domanda: ti arrabbi facilmente? No, io non sono una persona che si arrabbia facilmente. Diciamo, ecco, che sono una persona che per farla arrabbiare ci vuole del tempo. Poi dopo, se mi arrabbio, tiro giù questo mondo e quell'altro, perché non c'è peggior cosa di un buono quando diventa stronzo, insomma, quando si incazza, ecco, proprio. Poi, 15, hai qualche vizio? Eh sì, vizio ce l'ho, sì, vizio, eccolo qua, maledetto vizio di benga, mannaggia la miseria, ma quanto fumo, gente, come fa a smettere? Ma non posso smettere perché io, cioè, non è che non posso e non voglio smettere, non mi riesce perché, cioè, per ora ce n'ho troppe nel capo. Quando dopo starò meglio, starò un pochino più tranquilla, allora potrò anche incominciare a smettere. Ora mi ha detto la mia figliola, mamma, c'è un libro, l'ha comprata una mia amica, l'ha smesso di fumare. Bah, o che lo so io. Dice, ma proviamolo, dai, dico, ora, digli se me lo presta, vediamo un po', ecco. 16. Un comportamento che mi dà fastidio. A me, il comportamento delle persone ubriache. Io odio gli ubriaconi che ti rompono il cazzo, proprio li odio da morire. Ecco, un comportamento che mi dà fastidio è il fatto che la gente beve e poi non si controlla. Oh, più forte di me, oh, ragazze. Sei superstiziosa, 17. Ma sono superstiziosa, sì, sì, tanto, tantissimo, sono superstiziosa io, da morire, proprio, ma tanto, tanto, proprio, mamma mia, c'ho proprio paura degli specchi che si rompono, c'ho paura dell'olio che casca, il sale porta il riso, quindi no, però ecco l'olio e lo specchio rotto, sì, porca miseria se sono superstiziosa. Allora, superstiziosa, 18, la tua meta da sogno, la mia meta da sogno, mamma mia, l'Austria, io la sogno proprio, ma quanto mi piace l'Austria, non lo so come mai, c'ho questo pallino. Allora, siamo andati sabato pomeriggio, che mio marito ha finalmente a prenotare questa notte di charme, diciamo così, ce l'hanno regalata le mie ragazze, no? Per Natale, vai, ah, si va, volevo andare a Gubbio perché io seguo Don Matteo alla televisione e mi piaceva andare a Gubbio, è solo che non si trova il posto che c'è, insomma l'hotel disponibile sul cofanetto Smart Box non è disponibile il 1° giugno e quindi nulla, si va da un'altra parte, vicino a Norcia vado, ragazze, quindi se c'è qualcuno di Norcia me lo fa sapere prima, così almeno io il 1° giugno sono lì, ci si trova, ragazze, vai. 19, oi ai ai, che domanda. Sei mai stata innamorata? Io sì, io adoro l'amore. L'amore è la cosa più bella che c'è perché ti fa piangere, ti fa gioire. Sono innamorata dell'amore io, mannaggia, sì, sono stata innamorata. Sono stata innamorata, vabbè, quando ero ragazzina sono stata innamorata di un ragazzo, avevo 13-14 anni e venivo in vacanza, io in vacanza si veniva a Castellazzara dalla mia nonna, e insomma ho conosciuto questo ragazzo di un paesino vicino. E mamma mia, quanto mi piaceva, ero proprio innamorata e lui non si è comportato bene con me. Però vabbè, pazienza, poverino, adesso non c'è nemmeno più, è morto a 38 anni, povero tesoro. Vabbè, la vita è terribile. Sono stata innamorata, sì, tante 3 volte sono stata innamorata, tantissimo. Vabbè. Credi nell'amore? Sì, io credo nell'amore, credo nell'amore tantissimo, proprio ci spero. Vabbè, scusate se sono un po' evasiva in queste domande, però ve lo devo raccontare. Allora, ve lo devo raccontare. È successo tempo fa, ho avuto
sono stata in crisi con mio marito e vabbè, ho perso la testa per un ragazzo qua di questo paese, del mio paese. Vabbè, questo ragazzo non si è comportato. E questo ragazzo non si è comportato molto bene con me. 21, animale preferito, il gatto è il mio animale preferito, ce ne ho due in casa e le adoro, le mie gattine, proprio le adoro da morire, proprio, ecco l'animale preferito, il mio animale è il gatto. Poi, 22, ma ho avuto il cuore spezzato, sì, ho avuto il cuore spezzato e fa un male bestia, proprio, ce l'ho ancora, vabbè, però, importa. Sì, il cuore spezzato ce l'ho avuto anch'io. 23. Hai mai spezzato il cuore a qualcuno? Questo non lo so, spero di no perché si sta malissimo, ecco, tope. Spero di non aver mai spezzato il cuore a nessuno, non mi sembra perché io sono una persona molto corretta, ecco. Ti sei mai innamorata del tuo migliore amico? No, 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 no. L'amicizia è una cosa, l'amore è un'altra. No, non mi sono mai innamorata del mio migliore amico. 25, mare o montagna? Mare d'inverno, bello il mare d'inverno, quanto mi piace proprio, Madonna che spettacolo, mi piace troppo il mare d'inverno, mamma mia. E mare o montagna, mi piacciono entrambi. Ora io al sole non posso stare perché mi scoppiano i capellari, quindi non ci posso stare al sole. Comunque, ecco, il mare penso sia bellissimo, ecco. 26, fiore preferito. Il mio fiore preferito, ho già risposto a questa domanda. Comunque il tulipano, lo adoro, bellissimo. Mi piace tanto. 27. Hai avuto più di 5 relazioni serie? Ho avuto due relazioni serie, diciamo così, nella mia vita. Quindi no, non ho avuto più di 5 relazioni serie. 28. Colore preferito? Il mio colore preferito è il fucsia. Però vabbè, c'è anche il lavanda, sono tra questi due colori, cioè il color lavanda che è quel violetto glicine, ecco per capirsi, questo che ho sopra l'occhio, chiaro chiaro, e poi c'è il fucsia che è il mio colore preferito. Poi vediamo un po'. Sei felice? 29. Io sono una persona malinconica. Sì, però sono felice, cerco di sforzarmi a essere felice, ecco, diciamo così. Ti piace nuotare? No, assolutamente. 30? No, no, assolutamente. Io nuotare, io e l'acqua non andiamo d'accordo. Io sono un, diciamo così, sono un segno di acqua perché sono cancro, quindi sono un segno di acqua. Mi piace l'acqua, mi piace il lago, mi piace il mare, però non ci vado a mollo, per l'amor di Dio, no, no, no. Tutt'al più ecco, mi posso mollare i piedi. Ok, dunque, ti piace? Oddio, ho perso il coso, ho perso il. Ah, ecco, 31. Qual è il tuo difetto peggiore? Il mio difetto peggiore è che sono molto permalosa. Sì, questo è il mio peggior difetto. Sono una persona troppo permalosa, dovrei essere un attimino un pochino più clemente, però non ci si fa da soli. Il giorno più bello della mia vita è stato quando sono nate le mie ragazze. È una gioia indescrivibile, ecco. Il 26 di dicembre è nata la Chicca e il 15 di febbraio è nata la Tata, la Daniela. Il giorno più brutto della mia vita è quando è morto mio babbo. Sì. Il giorno più brutto della mia vita è stato il 17 di settembre del 2009. Allora, il profumo odore preferito. Allora, io adoro l'odore, cioè il profumo, l'odore della lavanda. Ecco, il mio profumo preferito è, il mio odore preferito è questo, quello della lavanda, lo adoro.
Hai già festeggiato il compleanno? Non ancora, il mio compleanno è il 4 di luglio, quindi non ho già festeggiato il compleanno, deve arrivare il 4 di luglio per festeggiarlo. Poi, hai mai fatto diete? Sì, sono perennemente a dieta, proprio io. Lo sapete, poi ora mi sto facendo due palle, mi bruciano in terra. Sì, sono a dieta. Ho fatto diete. Hai mai fatto le ore piccole? In passato sì, molte volte, quando andavamo ai party dei motoraduni, quando andavamo a motoraduni, ora non più, si invecchia. Hai mai campeggiato? Sì, ho campeggiato diverse volte e mi piace il campeggio proprio tantissimo. Poi 39, ti sei mai lasciato condizionare? No. Diciamo di no, nelle cose in cui credo sono fermamente convinta, vado avanti con le mie convinzioni, non con quelle degli altri. 40. Com'è la tua colazione? La mia colazione è la mattina appena sveglia, faccio il caffè latte, una tazza di latte con del caffè e poi ci metto dentro due fette biscottate con nel mezzo la Nutella, quella della Valsoia. 41. Hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Sì, ho fatto una cosa molto brutta perché ho fatto soffrire delle persone a cui volevo bene e quindi questa è una cosa che mi urta il sistema nervoso tantissimo, proprio tanto. Hai delle manie? No, non ho delle manie, no, assolutamente. 43. Hai viaggiato all'estero? No, l'unico posto dove sono stata è stato la Costa Azzurra, Nizza, Monte Carlo, con la scuola quando facevo la terza media. 44. Cosa vorresti dalla vita? Dalla mia vita vorrei un lavoro, che mi garantisca di andare avanti. Questo vorrei dalla vita. 45. Fratelli o sorelle? Ho una sorella più piccola di 22 mesi, quindi sorelle, adoro mia sorella, proprio l'adoro, vivo per lei. 46. Siamo quasi agli sgoccioli, eh? Dove vorresti vivere? Qua a casa mia vorrei vivere. Non ho un posto dove preferito, cioè il mio posto è qua. Insieme alla mia famiglia. La tua parola preferita? La mia parola preferita è uffi. Uffi, lo dico sempre. 48. C'è la vita dopo la morte? Bella domanda, mi piacerebbe saperlo. Non posso saperlo perché non sono mai non sono una medium, non sono, nessuno mai è tornato al di là per dire che c'è la vita dopo la morte, quindi non lo so, spero di sì. Allora, 49, la parte del tuo corpo che preferisci, gli occhi è la parte del mio corpo che preferisco perché posso truccarli, anche se mi fanno patire tanto perché mi lacrimano in continuazione, quindi bricconi. Allora, 50, ultima domanda, spero di entrarci con il tempo di questo cavolo di scheda, perché mi è toccato già scaricarlo una volta. Per cosa ti batteresti fino alla morte? Per le mie figlie. Cioè, farei di tutto per loro. Va bene, dopo è finito. Scusate se alcune domande sono state un po' traballante, però ho avuto dei problemi in questo periodo e quindi sono un po'. Alcune domande sono molto intime, mi fanno ancora stare male, ecco. Vi abbraccio, vi bacio e ci sentiamo al prossimo video.